Bene, benvenuti nel Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo della Sapienza. E siamo in questa giornata di festa per gli auguri di Natale. E sono dei giorni concitati, infatti ci sono solo studenti che non hanno nulla da fare, tutte le autorità non sono venute, ma perché stanno sicuramente a lavorare per noi e noi ci divertiamo lo stesso. E quindi prima di fare questa vera e propria festa, che so che ci sono dei preparativi particolari, vero Daria Montanari, la nostra curatrice, volevo semplicemente dedicare un quarto d'ora alla scienza, mostrando i risultati di uno studio che ho condotto qualche mese fa, che è molto in tema natalizio, perché lo scopriremo ovviamente durante questa breve conferenza. Non gli darei la veste di una lecture scientifica seria. E forse si potrebbe chiamare conversazione, e l'argomento è il titolo purtroppo è in inglese perché ormai tutto nei nostri studi è stato anglizzato con un gravissimo danno poi della profondità della ricerca, ma questo si scoprirà dopo e lo vedremo magari se riusciamo a superare questo problema della lingua inglese, riusciremo a comunicare meglio nell'italiano, che è una lingua molto. Comunque, dette queste cose, noi parleremo di antenati decapitati. Ma guarda, allora, questo ce l'ha con me. Sono in diretta live, come si fa a spiegarlo? Ma quello potrebbe vedere che sono in diretta. Scusate, per tutti quelli che mi vedono devo mandare un messaggio perché è una questione pericolosa. Comunque meglio, no? Così c'ho anche. Allora, stavo dicendo il titolo, Antenati decapitati, già il titolo è problematico perché non si sa se sono antenati e non si sa se sono decapitati, quindi verrebbe subito messo in discussione da per esempio, un preistorico che, come sapete, ha un atteggiamento molto preciso, molto puntuale, molto metodologicamente critico. E parliamo del neolitico preceramico, che però preferirei chiamare aceramico, perché, come sapete, se noi diciamo preceramico vuol dire che questo neolitico è una premessa del neolitico ceramico. Invece i due neolitici, quello senza la ceramica e quello con la ceramica, non sono necessariamente in una sequenza e comunque in ogni caso non sono in una sequenza, cioè sono sicuramente una sequenza cronologica, ma non in una sequenza evoluzionista, diciamo così. Cioè non è che dalla non ceramica sono passati alla ceramica nell'ambito della stessa cultura come uno sviluppo della stessa, assolutamente no. Quelli con la ceramica sono arrivati dopo, quelli senza la ceramica, però dal punto di vista culturale, per esempio, gli archeologi che scavano a Gerico li hanno considerati una regressione. Quindi spesso noi abbiamo dei periodi dove arriva qualcuno nuovo, che magari è anche tecnologicamente più avanzato di noi, ma culturalmente non sempre questo significa che sia il più, per esempio, il più accurato, il più anche complesso. Cioè una società può essere tecnologicamente avanzata, ma non ugualmente complessa rispetto a quella precedente. Allora, c'è un fenomeno molto particolare che, guardate un po', si concentra proprio nella regione che dopo nella storia è stata fonte di tanti problemi, cioè il Levante, il cosiddetto Levante meridionale, o chiamandolo con un nome normale, la Palestina. Questo fenomeno si verifica proprio nel neolitico preceramico ed è la presenza, diciamo, la tradizione funeraria di separare i crani e i teschi dal resto degli scheletri e farli utilizzare, diciamo, con un trattamento diverso rispetto al resto del corpo. Spesso il resto del corpo che si perde oppure viene inumato, ma comunque questi crani, questi teschi hanno delle vicende autonome e questo fenomeno riguarda tutto il Vicino Oriente in generale, a partire dalla fine del Mesolitico, diciamo, e di Paleolitico-Mesolitico, cioè il periodo precedente. Poi nell'inizio del Neolitico,
riguarda sicuramente tutto il Vicino Oriente, però con un accento particolare, un'attenzione particolare e una quantità di attestazioni maggiore nel Levante meridionale. E in realtà nel corso poi di questo neolitico preceramico si possono distinguere ben tre differenti fenomeni che sono indubbiamente, come dimostrerà questa comunicazione su uno dei siti che, sul sito che maggiormente ha portato dati a questa ricerca, i fenomeni sono che ci sono sia i teschi da soli che i teschi che hanno subito delle manipolazioni, che poi vedremo, sia delle statue addirittura che vengono alla fine del periodo realizzate con l'argilla in un'epoca che però è preceramica. Quindi sempre statue dove vengono rappresentati generalmente i volti in maniera preponderante. Quindi un'attenzione per cosa? Per l'individuo, per il volto che è l'individuo, e focalizzandosi proprio su questi teschi. Pensate che questa cosa è stata oggetto di tantissimi studi, se ne continuano a trovare, però un riesame complessivo, interpretativo, ce n'è stato uno nel 2012, insomma non è ancora stato del tutto sviscerato tutti gli aspetti di questa tradizione che chiaramente ci interessa, ma ci interessa in quanto Gerico è il luogo dove praticamente metà dei ritrovamenti di tutto il Vicino Oriente sono stati fatti a Gerico. E questa mappa, che non so se vedete bene perché è più adatta a Carnevale che a Natale, diciamo, è pluricolorata, che mostra tutte le aree di scavo delle quattro spedizioni che hanno lavorato a Gerico, mostra in modo più evidente i resti del Neolitico preceramico, colore fucsia, non so come definirlo, e soprattutto i ritrovamenti di questi teschi, cranio, statue, che sono avvenuti praticamente in quasi tutte le aree dove sono stati raggiunti degli strati del Neolitico preceramico. Tra l'altro aggiungo, per chi ha lavorato a Gerico, che noi abbiamo raggiunto il Neolitico preceramico nella nostra area A, e una statistica dimostra praticamente che in proporzione all'area scavata si trovano questi crani, si trovano, quindi potrebbe benissimo accadere o che nelle aree F, dove praticamente è stato trovato uno, noi ne possiamo trovare anche altri. Noi vi ricordo che ne abbiamo trovato solo uno nella Trench One, e lo vedremo dopo. Però la cosa più caratteristica di Gerico poi è alla fine anche il ritrovamento delle statue che vedremo. Allora, forse non a caso, il contesto, diciamo, l'area di riferimento dalla quale provengono più teschi a Gerico è quella intorno alla torre circolare alla quale ho dedicato una conferenza di Natale, penso, l'anno passato. Questa torre, simbolo della comunità, in realtà quando siamo nel periodo avanzato del Neolitico preceramico, già diciamo, ha un po' perso la sua iniziale funzione, e nel successivo Neolitico preceramico B, che è questo è del Neolitico preceramico A, come sapete, ancor più è diventata più un monumento di se stessa che se stessa, più un nuraghe che viene fatto oggetto di culto che ha conservato la sua funzione, perché comunque stiamo parlando di fenomeni che si svolgono nell'ambito di millenni, quindi sono dei ritrovamenti puntuali ma su dei millenni, e questo forse va tenuto un attimo in conto, in quanto comunque la vita umana è sempre di 36-40 anni, mentre il tempo che noi valutiamo si è dilatato in questa preistoria, no? Perché comunque andiamo dal 9000 avanti Cristo al 6000 avanti Cristo, quindi ci sono 3 millenni di mezzo, e quindi se noi spargiamo i nostri 44 o 45 teschi per 3000 anni, diventano un po' meno frequenti di quello che pensavamo. Il problema è che alcuni di questi sono aggruppati. Andiamo a vedere il primo contesto di ritrovamento. Probabilmente i due più antichi, diciamo, sono in questa fase del Neolitico preceramico A, quando ancora si pratica solamente la separazione del cranio, cioè non ci sono delle manipolazioni evidenti, diciamo, salvo il fatto di togliere la mandibola e tenere solo il cranio, probabilmente senza mandibola, oppure prendere tutto il teschio, ma non ci sono delle manipolazioni su questo
parte del corpo che comunque però veniva scarnificata, bisogna vedere anche come, e poi vengono sepolti in un modo rituale, diciamo, se si può dire così, ossia vengono sepolti almeno apparentemente secondo delle regole, e adesso vedremo questi contesti. La cosa che subito salta agli occhi è la separazione del teschio e il fatto che questo teschio, diciamo che tra virgolette, subisce una seconda vita, perché a questo punto che è stato separato, diciamo, esiste la ragionevole ipotesi che venga esposto, cioè che abbia una sua funzione durante la separazione, per poi essere sepolto insieme ad altri. Non finisce più da solo, finirà in compagnia. Allora, uno dei ritrovamenti è stato fatto qui, subito, diciamo, a sud-ovest della torre, e sono tre triadi, molto interessante questo fatto, di crani allineate, cioè messe, vedete, non sono perfettamente tutte e tre allineate, ma sono tre file da tre. Quindi c'è questo numero che ricorre. Vedremo alla fine di questo ragionamento, sperando di essere rapido, che questo fatto di essere tre è curioso. Poi voi mi chiederete, eh sì, ma sono maschi, sono femmine, di questo dovremo parlare, non di tutti questi disponiamo dei dati, come sa bene Maria che mi ha aiutato tanto in questo studio, cioè a volte li abbiamo, a volte no. Ovviamente quello che ci interessa è il genere del defunto e la sua età, ovviamente. Molto molto importante è il ritrovamento fatto in questa installazione che Cabin Canyon ha chiamato altare. Quindi io tutto quello che dico in questa lecture sono interpretazioni date dalla Canyon, che secondo me sono valide perché diamo per certo che l'archeologo, diciamo, insomma, ci pensi nelle cose, secondo me se si chiama Cabin Canyon. Allora, vedete questo altare a ciambella, è un ritrovamento straordinario, è ancora in sezione a Gerico, cioè si vede, lo vedete qui nella sezione della Canyon. Com'era costituito questo altare? In realtà è un'area molto più larga, 3-4 metri di diametro, uno strato di pietre. In questo strato di pietre, diciamo di preparazione di un'installazione che evidentemente ha un significato cultuale, cosa che si deduce da una serie di ritrovamenti, dal fatto che è stata più e più volte intonacata, vedete gli strati di intonaco, e dal fatto che dentro questo intonaco sono stati trovati dei semi di orzo carbonizzati, che la Canyon ha, secondo me, giustamente interpretato come un rituale legato alla nascita dell'agricoltura, alla morte del seme per la sua rinascita, diciamo, in connessione con tutta l'installazione, la quale nel suo interno, cioè tra quei sassi, annoverava cinque crani di infanti sepolti lì e una sepoltura di un bambino che vedete, questa F42 che si vede anche qua. Allora, questi teschi, diciamo, di questi infanti avevano conservata la vertebra cervicale in connessione e quindi, secondo Cabin Canyon, non ci può essere alcun dubbio che queste teste siano state tagliate dal corpo quando il corpo ancora era in connessione. Adesso, se poi in quel corpo c'era vita o no, questo è un caso come quello del Tophet, noi non lo possiamo sapere dopo migliaia di anni. Però sicuramente c'è stato un macellaio che, oltretutto armato di una lama di selce, perché non esisteva ancora il metallo, ha dovuto staccare il collo di questi bambini, prenderlo e lo ha messo dentro l'altare. Cosa questo significhi, perché sia stato fatto e come sia avvenuto, noi non lo sappiamo, però è molto importante che questi dati siano presenti, per esempio, ai giovani archeologi del futuro, perché dove si pare ne trovate altri. Comunque, quando siamo poi di fronte all'interpretazione della prima società neolitica, è importante, secondo me, tenere presente l'altare a T, così si chiama, scavato da Cabin Canyon, per cercare di capire il significato che questo potesse avere avuto. La Canyon dice esplicitamente si tratta di una testimonianza di sacrificio umano. Punto. Dopo andremo avanti e vediamo se capiamo di più. In quel caso riguarda i bambini. Attenzione perché ovviamente i bambini, una comunità, sono una categoria particolare,
assumono o un maggiore valore o non hanno ancora valore se sono subadulti, non sono diventati adolescenti, e quindi l'attenzione si sposta lì. Qui siamo in un altro settore completamente, siamo nel settore nord-orientale, e qui è stato trovato questo gruppo di sei teschi. Vedete come venivano disposti, cioè ognuno in fronte all'altro. Questo sistema di disposizione di questi teschi separati ha fatto veramente riflettere un po' a un concetto appunto di famiglia, di comunità, cioè tutte le persone che guardano verso loro stessi, come a testimoniare in queste ceste, come le ha chiamate la Canyon, addirittura in un caso ha chiamato nido di teschi, un po' macabro sono queste immagini, però a testimoniare una relazione tra i soggetti che sono stati messi insieme, una relazione esistente ovviamente in vita e non solo da morti. Qui vedete anche l'associazione con la capanna, interessante questo, perché comunque tutto questo mondo delle sepolture neolitiche preceramiche è all'interno dell'abitato, cioè non c'è una separazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, o almeno non si percepisce, nel senso che c'è stata invece la separazione della testa dei morti da loro per essere conservata. Ancora nel quadrato M, che è quello che sta accanto alla trenciuana, chi è stato a Gerico di voi lo sa, e c'era un'altra capanna, dentro questa capanna questa volta quattro crani, cioè senza le mandibole, però di nuovo disposti con la stessa tecnica. Quindi come vedete abbiamo un numero di teschi e di crani, non sono apparentemente stati oggetto di trattamenti, sono stati solo separati e sono stati sepolti insieme. E vedremo nella fase finale, che è quella che incomincia ora, di passaggio. A un certo punto nel passaggio al Neolitico Ceramico B si incominciano ad osservare delle nuove diciamo attività rituali fatte su questi teschi o crani. La prima è legata a questa abitazione, sempre a Trenchuan. Vedete intanto che l'architettura è diventata nel frattempo quadrangolare, non sono più capanne circolari, sono case rettangolari fatte con i mattoni, e qui è stata trovata una fossa dove sono stati disposti questi due crani. Purtroppo non abbiamo testimonianze oggi, per esempio come il DNA, non sono state fatte delle analisi. Vedete che sono disposti in modo come simmetrico rispetto ai loro rispettivi colli per ottenere... sono due individui probabilmente femminili, probabilmente di età infantile o subadulti, e secondo gli studi, il suggerimento da Canyon, potrebbero anche essere state due sorelle, insomma due persone che erano legate da un qualche legame. L'interpretazione di questa fossa che è allineata col muro è una fossa di fondazione, e esiste, ma non c'è la prova in questo caso perché manca la vertebra cervicale, il sospetto che pure questi possono essere dei sacrifici umani di bambini, ovviamente per la fondazione dell'edificio. Ancora più interessante, nella zona E, ancora sempre all'inizio del Neolitico Preceramico B, quindi la seconda fase dopo il 7500 a.C., in questo settore, che rivedremo tra poco perché in realtà questo è marginale rispetto a quello che poi diventerà un luogo di culto neolitico, c'è una cella, una cameretta nella quale un cranio è stato murato dentro a questa stanza. E ora questo può sembrare un'usanza forse normale o comunque che si poteva verificare in un contesto di separazione di teschi e di crani. E io penso che questo abbia un significato forse che non è solo legato alla necessità di questi abitanti di questo vano di conservare la presenza, l'identità, i resti di un loro antenato o comunque di qualcuno a cui erano legati, ma che serva, vista la posizione, come vedete, in cui è messo il cranio, cioè una posizione la quale nella stanza si vede, anche l'intenzione di conferire al vano una funzione che è data dalla presenza di questo soggetto.
E siccome qui siamo in un'area che, come vedremo dopo, diventa collegata a una sorta di luogo di culto, o quello che era, secondo me questo mettere il cane così era legato al fatto che quella stanza serviva a qualche funzione di natura religiosa. E poi diciamo che successivamente vedremo, ma questa è una cosa più generale, che i luoghi dove si addensano di più questi teschi e questi grani sono sempre gli stessi nelle aree scavate. Quindi come se ci siano dei ripostigli per i resti degli antenati che vengono sempre utilizzati nell'arco di questi secoli. Allora qui vediamo che nella stanza accanto, ci dovrebbe essere una freccia, ecco, nella stanza accanto, che qua ci sono dei problemi con le mappe della Canyon, comunque a terra è stato ritrovato un altro teschio di un uomo anziano murato per terra dentro questa stanza. Quindi ancora significa la sua presenza, e nei vani immediatamente adiacenti sono state trovate sia varie sepolture che vari resti umani, a volte anche non in connessione, quindi ossa lunghe, così come se fossero dei ripostigli, dei repositori dove si mettevano questi resti, però sempre di qualcuno che aveva qualche ruolo. D'altra parte, questa stanzetta, la stessa dove prima era il teschio nella parete, era diventata uno shrine, questo secondo ancora la Canyon, cioè era diventato, dove è stata anche una strana pietra, una sorta di focus del culto, così era diventato un piccolo sacello dove evidentemente si faceva qualche attività religiosa. Questa è l'interpretazione. Ancora torniamo nella zona della torre e vediamo cosa succede nel periodo successivo. Nel periodo successivo, diciamo che la torre va fuori uso, quindi la dovete colorare tutta di nero. Qui accanto nascono delle case quadrangolari. In una di queste case c'è questa installazione che io ho evidenziato, quadrata, nessuno l'ha collegata con i crani, mentre è stato collegato con i crani il successivo sviluppo di questo punto, dove in un corridoio tra due muri, addossato una parte dell'altra, sono stati ritrovati 11 crani, questa volta modellati, e questo fatto è particolarmente interessante, significativo, perché sono, scusate, sono 9, sono tra i più famosi personaggi dell'archeologia di Gerico, però nessuno li ha mai visti così come li sto mostrando io, cioè nessuno li ha mai visti finalmente tutti insieme. Allora vedete che qui è stato fatto un notevolissimo passo avanti, cioè partendo dal teschio o a volte solo dal cranio, è stato effettuato una totale rimanipolazione del resto umano, è stato applicato intonaco che ha una matrice argillosa e calcarea, ma che non è un intonaco. Non è un intonaco ceramico, diciamo, probabilmente ceramico. Sono state messe delle conchiglie marine per fare gli occhi, e il teschio è stato modificato. Gli studi su questi reperti hanno mostrato che, primo, era in uso una manipolazione dei teschi, probabilmente nell'infanzia di questi bambini, quindi per creare dei gruppi, delle classi all'interno della comunità di Gerico. Secondo, non vi spaventate che la conferenza dura pochissimo, dopo c'è la festa. C'è la festa. Ha una finalità natalizia questa presentazione. Tra l'altro si è notato che, come vedete benissimo, anche se lo stato di conservazione non è dei migliori, diciamo, che non è una ritrattistica naturalistica, che c'è un'astrazione, che questa astrazione probabilmente mira a dei significati che noi non siamo in grado di cogliere, però perché vengono tutti rappresentati secondo un certo stile, per esempio che viene sfinato il volto, il naso viene molto reso in modo schematico, il naso e le orecchie vengono proprio accennati, mentre c'è una fortissima enfasi sugli occhi, data anche dall'uso delle conchiglie. Quindi, allora, inizialmente questo ritrovamento
fece immediatamente parlare di un culto degli antenati, perché chiaramente i teschi manipolati che sono i nostri antenati e così via. Poi c'è stata tutta una fase di rifiuto negli ultimi 10 anni di questa interpretazione, basandosi sul fatto che finalmente ci si è resi conto che, come vedete da questo cartello, intanto la maggior parte sono donne e poi sono giovani. Quindi dice, questi antenati sono donne, sono giovani, che razza di antenati sono? Allora, io su questo ho da dire, nel senso che uno non è un antenato se è donna o giovane, perché per una comunità quello che viene preservato non è l'antenato in quanto soggetto individuale, ma è la memoria di un'identità che viene condivisa. Quindi questo antenato rappresenta il gruppo, la comunità, se volete la famiglia, no? E forse in questo contesto, neolitico, preceramico, qui la donna morta giovane o addirittura il bambino morto in giovane età, ancora meglio possono essere trasformati in un simbolo dell'identità comune, dell'identità familiare, perché sono stati persi in modo drammatico, perché la loro mancanza è grave, quindi così viene recuperata attraverso. Quindi, secondo me, non è un argomento, diciamo, dire che non è un culto degli antenati, perché uno, il culto degli antenati sono noi, il nostro modello culturale, intendiamo antenato, l'anziano, il vecchio nonno. Per questi signori magari un bambino era perfettamente in grado di essere oggetto addirittura di culto come protettore della famiglia a cui era appartenuto. Dopodiché qui c'è una parte molto divertente, che riguarda, ne stavo trovando un altro appunto in questa zona, la zona scavata da Garstang. Sapete che la missione dell'Hub Canyon è la missione principale degli anni 50, però c'era stata una importantissima missione degli anni 30. Tra l'altro, tra i meriti della missione di Garstang c'era stato proprio quello di capire perché Gerico aveva questa preistoria neolitica così importante. È stato lui a raggiungerla e a scavarla qui, addirittura in modo con un certo accanimento. Un po', diciamo, di limiti scientifici ce l'aveva, ma poi ora vedremo, insomma, andando più avanti. Allora, vedete che il Neolitico Preceramico B è il periodo straordinario, questi intonaci gessosi meravigliosi, è appunto il Neolitico dei grandi modellati, e la domanda che si poneva Kato in Kenya, perché noi ancora ci poniamo, appunto, chi sono loro, chi sono stati questi signori? E rivediamo, vedete, vi faccio vedere questo che è molto famoso, proprio per questa caratterizzazione astratta che tende a uscire dalla individualità. Questo è molto importante perché è vero che il volto, il teschio e il cranio individuano un soggetto singolo e quindi mostrano un'attenzione per l'individuo e l'idea, il desiderio di mantenere la memoria di questo individuo. Però dall'altro, nel momento in cui la manipolazione lo modifica e lo trasforma in una cosa che sembra andare verso un astrattismo che si riferisce a un modello mentale che non è ritrattistico, diciamo, ma già in quel momento vuol dire che quella che si sta rappresentando è un'idea, è un simbolo, diciamo, e non è più il singolo individuo. Qui vedete vari esperimenti che sono stati fatti, uno bellissimo fatto da Alessandra Guari nel nostro museo, che abbiamo lì in vetrina, e quindi tornando a Garstang, vedete la sezione del suo grande scavo. Nel 1936 lui ha raggiunto la terra sterile e ha scoperto tutta questa preistoria antichissima, però in questa fase qui, diciamo 9, 10, 11 strato, ha fatto delle scoperte eccezionali, una delle quali è illustrata in questa fotografia. Leggete cosa c'è scritto, statua, vedete c'era il restauratore anche degli anni 30, non è che andava tanto male, che ha fatto queste scoperte. Questa è la prima mappa in cui i due scavi Canyon e Garstang sono stati messi insieme e riconoscete la stanza di prima, e quello che lui aveva scoperto è che una di queste grandi case del Neolitico ceramico, preceramico B, che sono molto particolari, vedete, hanno una struttura abbastanza imponente per essere quest'epoca, anche un'architettura con questo portico, un vestibolo e poi un bagno grande. E lui aveva trovato questo edificio e l'aveva interpretato proprio come un tempio. Adesso su questa cosa c'è stato un dibattito che è durato 80 anni,
se sia un tempio certo. Ora nessuno in questi 80 anni si è peritato di attaccare la mappa della Canyon, anche perché non era facile farlo, che entrambi gli archeologi inglesi hanno fatto di tutto per impedire che uno riuscisse a unire queste due mappe. Io ci ho messo molti mesi, ecco, e perché ho trovato le mappe inedite di Garstang degli anni 30. Quindi alla fine quello che si evince è che in questa zona comunque sono dei resti umani sepolti e ci sono quei crani che avete visto prima montati dentro addirittura alle strutture architettoniche, che quindi fanno effettivamente pensare a questo luogo. Straordinariamente nel settore antistante sono state ritrovate delle figurine di argilla di animali, sono considerate importantissime, c'è solo una foto pubblicata, io questa slide non ce l'ho messa, sul Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, perché sono i primi animali addomesticati, quindi sono il cane, la pecora, e chiaramente questa è la comunità neolitica che ha rivoluzionato il mondo, quindi probabilmente hanno una valenza di natura religiosa. E poi, ancora più avanti, in quest'altra struttura che se guardate è più o meno la stessa pianta dell'altra casa, perché il modello base della casa, sono state trovate due sepolture, una delle quali è supina e schiacciata sotto una lastra. Addirittura Garstang qua dà un'interpretazione fantasiosa, divertente, cioè questo è uno che si è comportato male, secondo lui, che ha rubato qualcosa dal tempio e che è stato punito, ammazzato, gli hanno tirato questa pianta sopra e l'hanno lasciato lì a memoria di come non ci si deve comportare. Adesso, al di là di questa interpretazione, quello che è interessante è lo strato successivo, perché il, diciamo, tempio, il sacello viene modificato e alle sue spalle e davanti, nel luogo dove prima c'erano le tombe, sono stati ritrovati due nuclei di statue, e questi nuclei di statue sono famosissimi, sono importantissimi, perché, ora andiamo a vedere, vedete, erano proprio delle favisse, cioè dei luoghi dove erano state gettate e delle statue in frantumi. Probabilmente queste statue si trovavano in questi luoghi di culto, e una di queste statue, per fortuna, si è salvata la testa ed è diventato uno dei più grandi e famosi ritrovamenti di Gerico. Si trova oggi al Museo di Israele, abbastanza indebitamente perché stava prima al Museo Rockefeller, però quello che nessuno sa è che in realtà questa testa appartiene a un corpo, e come sapete le gambe di quella testa sono state trovate da me nel 2014 a Parigi. Senza conoscere le delle gambe, il Museo di Israele era stato ricostruito così, tipo Mino Pirelli, e poi invece Mino Michelin, scusate, mentre le vere gambe sono quelle. Le vere gambe sono state restaurate, tra l'altro c'è tutto un approfondimento, cioè sulla tecnica costruttiva si vedono dei segni di corda, evidentemente per tenere insieme questo impasto che è intonaco e non è ancora ceramica, perché la ceramica non è stata inventata, con un rivestimento anche dipinto, quindi come se avesse dei tatuaggi, per esempio, che sono stati rappresentati. Ancora più interessante è il piede, anzi i piedi, perché questi piedi hanno sei dita, e questo è un punto fondamentale di tutta la storia, in quanto la presenza di sei dita qualifica la raffigurazione, come direbbero i latini, un monstrum, cioè una cosa che non esiste normalmente, è un'eccezione, e in quanto tale è divina nel concetto. Questo, diciamo, la storia delle religioni e dell'archeologia lo ha abbastanza provato, e quindi rappresentare un soggetto dotato in modo diverso rispetto alla natura normale indica probabilmente l'identità divina, e quindi potrebbe essere uno dei pochissimi appigli per considerare queste statue la raffigurazione di un personaggio divino. Non mi voglio allungare perché siete stati invitati a una festa, non a una conferenza, quindi non vorrei che qualcuno si ribellasse, tanto c'è la diretta live e vi potete sentire tutta la parte che non avete sentito prima. Quindi la statua è stata ricostruita così per via di una spalla, lo capisco che non è una bella ricostruzione, mi è stato anche detto varie volte nei convegni, però il confronto è questo, quindi io diciamo che mi sono basato sul famoso ritrovamento di Engazal, e secondo me la statua di Gerico in certe cose può essere pure più carina, però questo è l'ambito
del giudizio esterico. Chi erano questi signori? Allora, abbiamo parlato dell'identità di un gruppo, di una famiglia, e in questo caso Garstang riporta molto chiaramente che lui ha identificato che entrambi le due famiglie contenevano delle triadi. Quindi torniamo a questo gruppo di tre che avevamo già visto nel neolitico preceramico A nelle sepolture di teschi allineati. E chi sono questi tre? Questi tre sono un uomo, una donna e un bambino. Quindi sono il nucleo della famiglia che nella nascita dell'agricoltura è diventata molto più che presso le comunità di cacciatori e raccoglitori il nucleo di base della società neolitica. E quindi più che parlare di culto degli antenati, forse si dovrebbe parlare di culto della famiglia, cioè nascita dell'ideologia della famiglia come base della nascita dell'agricoltura, dell'allevamento, come cellula base di questa comunità dalla quale forse non siamo ancora mai usciti, cioè non siamo mai usciti dal neolitico, siamo andati avanti, però diciamo alcune cose che noi abbiamo dentro di istituzioni culturali, di relazioni personali, sono basate su quello che era stato fissato lì tanti tanti millenni fa. È per questo che ho deciso di offrire questa conversazione, lecture, chiamatela, oggi, che è la festa del Natale, perché appunto abbiamo la nostra famiglia neolitica che si è ricostituita ancora sempre nello stesso luogo, nello stesso territorio. Questo è un omaggio anche a Mohammed a Betlemme. Facciamo un applauso, grazie. Vorrebbe della musica delle cornamuse, però allora grazie, non, questa non è per nessun dibattito perché non è un evento propriamente scientifico, quindi passiamo direttamente, io do la parola a Daria per la premiazione. Sapete che quest'anno è stato istituito un premio da un nostro sponsor, e questo sponsor praticamente, in che consiste il premio? Il premio è questo: una giuria segreta ha identificato gli studenti più meritevoli sul campo, cioè nello scavo dell'anno 2017, i quali vincono, oltre a uno straordinario, non faccio leggere, attestato che comunque inizia nel vostro CV, una fulgida carriera, la guida del museo, che più che altro è perché poi sarete sfruttati dentro al museo, così almeno sapete quello che dovete spiegare, e poi no, c'è un premio vero, reale, cioè diciamo che se questi studenti accettano il premio e così via, poi le missioni gli daranno un bonus e parteciperanno alle loro spese di viaggio della prossima missione. Quindi a questo punto io direi che Dario può annunciare le due categorie, che sono la laurea triennale e la laurea specialistica. Vogliamo dirlo un po' più under. Questa cosa già mette tristezza. Ovviamente partiamo dalla laurea triennale, e quindi fai tu l'annuncio. Voi fate un urlo, applausi. Miglior studente della prima categoria per l'anno 2017 è Martina Marra. Più suspense, perché qui siamo alla laurea specialistica, quindi stiamo parlando di roba seria. La studentessa selezionata per la seconda categoria è Gaia Cecconi. Naturalmente si erano sedute vicino. C'è qualcosa di... Lei a che scavi ha partecipato? A Mozzo
Mansi e Badrawi. Bravo! Quindi, allora vediamo qui. Allora adesso potete usare questo momento per salutarvi, però c'è un'ultima cosa, cioè dobbiamo comunicare ufficialmente gli scavi del 2018. E dove è il momento? Alla Valletta non ha preparato il posto. Vabbè, comunque io me lo potrei ricordare. Gagliana, vieni, alzati. Allora vi presento il nostro dottorando Mohamed Gagliada, responsabile attualmente è in aspettativa perché sta facendo il dottorato e ha detto no, basta, non puoi fare più il responsabile di Betlemme delle antichità, però sta per tornare questo dottorato a fare, spera, I hope you will be the head not only of Bethlehem but also Hebron and all Palestine. Bravo. Thank you, Mohammed. E allora, next year le nostre missioni si svolgeranno a mese di marzo, 24 febbraio, 24 marzo saremo a Gerico e in generale in Palestina, perché non si sa dove ci bilocheremo, se ad Abu Zarab, a Betlemme stesso. Poi a marzo, aprile saremo a Mozia con la missione primavera. Adesso le date esatte sono 8 marzo, 8 aprile, non lo so, mi danno dei suggerimenti, sì. Ho degli studi. Poi ovviamente dal 15 di agosto fino al 25-26 di settembre saremo a Mozia per la missione ordinaria di scavo, ci saranno anche un sacco di ospiti, tra cui la nostra zoo botanica, come si chiama, anche perché sono... E spero anche che possano venire dei colleghi, oltre a mandare i loro allievi che se la spazzano, si divertono, magari vengono loro così, si allievi, studiano e lavorano, oltre che divertirsi. E poi a seguire ci sarà Badrawi al mese di ottobre, e a seguire ci sarà Betlemme al mese di novembre o sotto Natale. Quindi mandate i vostri CV, preparatevi perché c'è tanto da scavare, se non avete un passaporto non venite a chiedere di andare all'estero perché ve lo dovete fare. Grazie, e adesso andiamo tutti a festeggiare.